Ok, iniziamo. Inspirando, cresco con le braccia, espirando torno e ancora. Inspiro profondamente, cresco, espiro e scendo, lentamente sali e lentamente scendi. Palmi verso l'alto, sali, palmi verso il basso e scendi. Continua. Ancora 3, 2, 1, rilassa, ora inspiro, cresco ancora, espirando scendo ancora, inspiro cresco, espiro in curvo e scendo ancora su e scendi. Scendi sempre a ginocchia piegate, risali e stendi le gambe, ancora, braccia avanti salgo, braccia avanti scendo ancora, salgo. E scendo, continua, se vuoi anche occhi chiusi e respira. Ancora 3, 2, 1, ferma il movimento, ora inspirando apri le braccia, espirando in curva e scendi ancora, inspira, apri bene, espira in curva, inarca qui, e in curva, distendi le gambe e inarca, piega le ginocchia e in curva ancora, sali e scendi, aiutati con la respirazione, quindi espirando chiudi e inspirando apri ancora qualche secondo, e ancora 3, 2, 1, ora espirando roll down, testa giù, scendi, tocca le mani a terra, piega le ginocchia, inspira, risali a braccia aperte, scendi frontalmente, intreccia le dita dietro la schiena e apri il petto, ancora, roll down, piega le ginocchia, risali, scendi frontalmente, dietro intreccia le dita e apri il petto, facciamo l'ultimo roll down, piego le ginocchia e risalgo, cambiamo esercizio, ora unisci le gambe a ginocchia piegate, inizia con delle torsioni dinamiche da un lato e dall'altro, mani sulle spalle, gomiti in apertura, espirando vai in torsione, inspirando torna. Ancora 3, 2, 1, ora ancora roll down, quindi espirando mento verso il petto e articola la colonna verso il basso. Tocca le mani a terra, poi piega le ginocchia, mento verso il petto e risali. Lentamente ancora, inspiro, espirando roll down, braccia rilassate, movimento lento. Piega le ginocchia e lentamente risali. Ok, ancora. Inspiro, espiro, scendo. Mento verso il petto. A ginocchia distese. Poi a ginocchia piegate. Lentamente risalgo. Ancora 3, 2, 1. Ora lentamente roll down dinamico. Mani a terra. Con un gioco punta tallone, divarico le gambe, ora effettua delle torsioni del busto toccando con la mano il piede opposto. L'altro braccio si apre verso l'alto, lo sguardo segue il braccio che si apre da un lato e dall'altro. Spostati lentamente sulla gamba destra e sinistra. Gambe tese, 10 secondi. Ancora 3, 2, 1, ora unisci i piedi, a ginocchia piegate risali, scendi frontalmente, mani a terra, ora scendi in posizione accovacciata, a mani unite, alzati e ripeti, ancora scendi, mani a terra, posizione preghiera, stendi le gambe e risali, continua, mani a terra,
scendi, posizione preghiera e sali. Continua ancora 10 secondi. E siamo a 3, 2, 1. Ok, benissimo. Recupera 20 secondi e respira. E siamo a 3, 2, 1, gamba sinistra indietro, sali e slancia il gluteo, torna, stessa gamba, scendi, sali e slancia, scendi ancora, sali e slancia, continua sempre stessa gamba, affondi lenti e controllati dalla respirazione, quindi espirando scendi e slancia, inspirando torna. Ancora 10 secondi. Ancora 3, 2, 1. Ora gambe ampiezza spalle. Da qui scendi, due molleggi, risali e apri bene. Ancora due molleggi, cambia lato e apri. Alterna sempre destro e sinistro. Quando apri le gambe e le braccia, cerca di farlo mantenendo il core attivo. Mantieni il piede della gamba che si apre in estensione. Espirando sali e apri la gamba. Continua. Ancora 3, 2, 1. Ok, ora spostati sul lato. Bacino basso, cammina lateralmente, sali e apri. Ancora, cammina, sali e apri. Apri bene la gamba lateralmente, piedi in estensione e apri. Ancora, camminata, risali, piede esteso e apri. Continua. Ancora 10 secondi. E siamo a 3, 2, 1, rilassa, ora solleva le braccia, da qui roll down dinamico, mani a terra, poi squat, braccia tese, risali ancora, roll down dinamico, tocca a terra, squat, a braccia tese, risali, piedi sempre posizionati a 45 gradi, spalle basse e bacino molto basso nello squat. Espirando scendi, squat, inspirando risali, ancora, scendi, mani a terra, posizione di squat, a braccia tese, risali, continua, ancora 15 secondi, 10 secondi ora. Ancora 3, 2, 1, ok, ora resta giù, distendi le braccia, ok, ora rilassa, resta giù, distendi le braccia e risali, ancora scendi e risali, allinea braccia e schiena nello squat e risali, le ginocchia puntano esternamente, espirando scendi, ispirando risali, ancora scendi, e sali, butta fuori e prendi. 5 secondi e siamo a 3, 2, 1. Ok, recupera 20 secondi e resta in posizione. Ora ripeteremo dall'altro lato. E siamo a 3, 2, 1, gamba destra dietro, sali e slancia il gluteo, torna stessa gamba, scendi, sali e slancia, ancora, scendi, sali e slancia, affondi lenti e controllati dalla respirazione, espirando scendi, inspira sali, espira slancia, ancora,
Continua. Ancora qualche secondo. E siamo a 3, 2, 1. Ora gambe ampiezza spalle, ci posizioniamo, da qui scendi, due molleggi, sali e apri. Ancora due molleggi, sali e apri. Alterna anche qui sempre lato destro e sinistro. Quando apri la gamba e le braccia, cerca di farlo mantenendo il cuore attivo, anche in questo caso. Apri la gamba con il piede esteso. Respira. Ancora 10 secondi. Inspira nei molleggi, espirando sali e apri la gamba. 3, 2, 1. Ora spostati sul lato del tappetino, bacino basso e cammina lateralmente. Poi sali e apri la gamba ancora. Cammina, sali e apri. Apri bene la gamba lateralmente. Apri a gamba tesa, piede esteso e ancora. Camminata, sali e apri ancora. Mantieni le braccia tese quando apri la gamba lateralmente. Continua. Ancora 3, 2, 1. Ok, rilassa. Ora solleva le braccia. Da qui roll down dinamico, mani a terra, posizione squat, abbraccia tese, risali. Ancora roll down, tocca a terra, squat, braccia tese, risali. Piedi sempre posizionati a 45 gradi, spalle basse e bacino molto basso nello squat. Espirando scendi, inspirando risali. Ancora scendi, mani a terra, squat, distendi le braccia, spingi bene con i glutei e risali. Ancora scendi, squat, braccia tese, sali. Continua, ancora 10 secondi. E siamo a 3, 2, 1, ok, rilassa. Ora, resta giù in squat. Da qui distendi le braccia e risali ancora. Scendi e sali. Allinea le braccia e la schiena quando scendi in squat. Espirando scendi, inspirando risali ancora. Scendi e sali. Scendi e sali. Continua. Ancora qualche secondo. E siamo a 3, 2, 1. Ok, benissimo. Recuperiamo 20 secondi e scendiamo pancia a terra. E siamo a 3, 2, 1. Fronte sulle mani, eleva una gamba e poi l'altra mantenendole tese e con i piedi in estensione. Addome attivo, mantieni i fianchi immobili e ben posizionati a terra. Il gluteo della gamba che sale è attivo. Controlla sia la salita sia la discesa, che devono essere molto lente. Quindi sali e scendi controllando sia la salita sia la discesa. Fronte sempre sulle mani e continua. 3, 2, 1. Ok, lentamente girati sul fianco. Gambe tese, leggermente spostate in avanti rispetto al corpo. Da qui eleva e abbassa la gamba superiore, mantenendo le mani dietro il capo. Gomiti ben aperti. Non collassare con la spalla vicina al tappetino. Eleva piede esteso, abbassa piede flesso. Esteso e in flex. Esteso e in flex, quindi piede a punta e a martello, a punta e a martello. Ancora 3, 2, 1. Lentamente spostati sulla schiena,
mani dietro il capo, sali in ponte, scendi, crunch levando un ginocchio, ancora, ponte, scendi, l'altro lato, crunch levando l'altro ginocchio e continua alternando ginocchio destro e sinistro, quindi ponte, scendo, crunch e levo un ginocchio, ponte, scendo, crunch e l'altro ginocchio. Gomiti sempre in apertura. Per salire in crunch non spingo con le mani, ma è una contrazione addominale, quindi salgo bene, ponte e cambio, salgo dall'altra parte e ancora. Ancora 3, 2, 1. Ora sali in posizione seduta. Da qui sali in ponte stendendo il fianco. Scendi, ora l'altro. Sali, distendi bene prima di scendere. Alterno un lato e l'altro. Distendo e torno. Vai, distendi bene il braccio. E torna, lo sguardo è rivolto verso il basso quando distendo il fianco e il braccio. Alterna l'estensione del fianco destro e sinistro. 3, 2, 1. Ok, terminiamo l'ultimo. Benissimo, recuperiamo. Passiamo schiena a terra. Tre, due, uno. Ora eleva testa e spalle, gambe a 90 gradi, piedi in estensione ed estendi le gambe in modo alternato e dinamico. Corpo fermo e risucchia l'ombelico. Gambe in movimento con i piedi in estensione. Respira sempre. Le mani non spingono la nuca ma sorreggono il capo, la contrazione è addominale. Continua, alterna gamba destra e sinistra. I piedi sfiorano terra e risalgono. Ancora qualche secondo. E siamo a 3, 2, 1. Ferma il movimento delle gambe, sali in ponte come prima. Sali. E scendi. Ancora. Sali. E scendi. Sali bene. Allinea il corpo e scendi. 10 secondi. Continua. Ancora 3, 2, 1. Ora lentamente spostati sul fianco sinistro. Posizionati con le mani dietro il capo, gambe tese, posizionate leggermente in avanti. Da qui eleva e abbassa la gamba superiore mantenendo le mani dietro il capo. Anche in questo caso elevo a piede esteso, torno piede in flex, piede a punta, piede a martello, piede esteso e piede in flex. La gamba si eleva e si abbassa sempre tesa. A gamba tesa salgo e a gamba tesa scendo. Gomiti in apertura. Ancora, continua. E siamo a 3, 2, 1. Lentamente passa pancia a terra, braccia lungo i fianchi. Da qui espira, sali, gambe e busto, spalle e cosce sollevate da terra e resta in questa posizione. Respira e mantieni le gambe e le braccia tese. Le mani non toccano terra, sono in sospensione. Piedi in estensione, gambe tese, addome forte, glutei forti e respira. 10 secondi e siamo a 3, 2, 1, scendi, rilassa, recupera e preparati in posizione seduta. Tre, due, uno, posizione plank. In modo veloce porta un ginocchio al petto alternando destro e sinistro, molto velocemente. Destro, sinistro, destro, sinistro. Mantieni la schiena dritta e le braccia tese.
Espirando, porta le ginocchia al petto. Continua. Ancora 15 secondi. 10 secondi ora, resisti. E siamo a 3, 2, 1. Ok, ferma il movimento, rilassa, passa in posizione seduta sui talloni. Da qui, a schiena incurvata, risali, stendi le gambe, spalle basse, scapole vicine. Ancora, torna in arca, incurvando scendi sui talloni. Risali, schiena incurvata, distendi le gambe, apri il petto e continua. Ancora in arca, torna, in curva scendi. Ancora in curva sali, distendi le gambe, apri il petto. Ancora in arca, torna, in curva, ti siedi. Da qui ti sollevi e apri il petto. Ancora continua. Siamo a 10 secondi ora. E siamo a 3, 2, 1, ok, benissimo, recuperiamo 20 secondi e ci alziamo in piedi. E siamo a 3, 2, 1, gamba sinistra dietro, doppio affondo. Sali e slancia gamba tesa, stessa gamba e continua, quindi doppio affondo, sali e slancia. Quando slanci mantieni il piede esteso, slancia e torna, doppio affondo, addome teso, sali e slancia, continua, ancora 20 secondi, sali e slancia, ancora, scendi, sali, scendi, sali e slancia. 10 secondi ora, continua. E siamo a 3, 2, 1. Ok, ora gambe molto divaricate. Apri le braccia, scendi e molleggia, ruotando le braccia e spingendole indietro. Continua a molleggiare mantenendo le ginocchia in apertura. I palmi sono verso l'alto e dietro. Verso l'alto e dietro, le braccia sono sempre tese, le ginocchia sono molto in apertura, piedi a 45 gradi e gambe molto divaricate, respira e continua, molleggia sulla posizione, 10 secondi ancora e siamo a 3, 2, 1, risali, ora scendi, sali e chiudi, scendi aprendo e sali chiudendo, espira scendi, inspira e sali, 2, 1, ora scendi, eleva i talloni, appoggia e sali, ancora scendi, eleva, appoggia e sali, le braccia aprono e le braccia chiudono, ancora apri, solleva i talloni, scendi e sali, 10 secondi, resisti e siamo a 3, 2, 1, ok, recupera e respira, ripetiamo dall'altro lato. E siamo a 3, 2, 1, destra dietro, doppio affondo come prima, sali e slancia gamba tesa, stessa gamba e continua, doppio affondo, sali e slancia. Slancia la gamba sempre con il piede esteso, doppio affondo, addome teso, sali e slancia, doppio affondo, addome teso e slancia. Come vedi, affondi molto lenti e controllati, nessun movimento veloce. 10 secondi, continua. E siamo a 3, 2,
1. Ok, ora gambe molto divaricate. Da qui apri le braccia, scendi e molleggia ruotando le braccia e spingendole indietro. Continua a molleggiare mantenendo le ginocchia in apertura. Piedi a 45 gradi o leggermente oltre e respira. I palmi ruotano verso l'alto e dietro, verso l'alto e dietro. 10 secondi. 3, 2, 1. Piccolo recupero di 10 secondi. A piedi uniti, scendi, da qui sali sulle punte, torna e ancora sali, scendi e ancora. Come vedi, le braccia scendono quando sali e salgono quando scendi, quindi qui le braccia scendono e qui salgono, ancora scendono le braccia e qui salgono. Quindi braccia giù a talloni sollevati, braccia su in posizione squat. Espirando eleva i talloni, inspirando torna. Continua. E siamo a 3, 2, 1, ok, 20 secondi di recupero. Lentamente scendiamo pancia a terra. E siamo a 3, 2, 1, mani incrociate ai glutei, braccia tese, espira, sali, isometria 5 secondi, e scendi ancora, sali, spingi le mani verso i piedi, e scendi ancora, sali, braccia tese, mani sollevate dai glutei, e scendi. Benissimo, recuperiamo 10 secondi e preparati sul fianco destro. 3, 2, 1. Da qui sali, mano sul fianco, sali e scendi con un movimento laterale della gamba sul lato anteriore e posteriore del tappetino. Braccio destro teso, inspirando eleva, espirando appoggia. Piede esteso, braccio forte, teso e spalla lontana dall'orecchio. Continua. 10 secondi. 3, 2, 1. Lentamente cambia lato. Passa in appoggio sul ginocchio sinistro. Da qui, come prima, sali e scendi con un movimento laterale della gamba. Questa volta è la gamba destra che sale e scende, quindi leggermente in avanti e leggermente indietro. Quindi sul lato frontale e sul lato posteriore del tappeto. Piede sempre in estensione, braccio teso, muovi solo la gamba destra. Quindi sull'angolo frontale e sull'angolo. Ancora 3, 2, 1. Ok, rilassa e lentamente passa schiena a terra. Da qui gambe unite a 90, sali, tocca le punte, a terra, torna e scendi ancora, sali, tocca le punte a terra, torna a tavolino e scendi. Butta fuori, sali, tocca a terra, torna e scendi, ancora sali, tocca a terra, torna e scendi, mantieni le gambe unite con i piedi in estensione. 5 secondi e siamo a 3, 2, 1, ora distanzia le ginocchia con le punte dei piedi unite, inizia con dei crunch controllati, quindi sali e scendi. Butta fuori e prendi, punte dei piedi sempre unite e continua, fuori aria e prendi, fuori
e dentro. Mani sempre dietro il capo, sali e scendi. 10 secondi. E siamo a 3, 2, 1. Ok, recupera e passa pancia a terra. Uno, eleva busto, braccia e gambe. Da qui porta una mano verso il gluteo e torna. L'altra e torna. Mantenendo il corpo fermo, muovi in maniera alternata solo le braccia, avvicinando e allontanando le mani dai glutei. Il corpo è fermo, stabile, addome contratto, piedi estesi e gambe tese. Braccia tese, continua. Alterna un braccio, torna e l'altro. Il capo è sempre sollevato da terra. Continua ancora qualche secondo. E siamo a 3, 2, 1. Ok, recupera e lentamente alzati in piedi. Ora inizia con degli affondi indietro, alternando un affondo incrociato a un affondo classico. Posiziona il piede che va dietro una volta verso destra e una volta verso sinistra rispetto al piede della gamba avanti. Non salire completamente, la gamba avanti resta sempre attiva. Addome forte e braccia davanti al petto, incrociato e affondo classico, incrociato e affondo classico. Continua ancora 10 secondi, resisti. E siamo a 3, 2, 1. Ok, ora divarica le gambe. Scendi elevando le braccia e torna. Braccia a linea spalle e sali. Le ginocchia seguono le punte dei piedi che sono rivolte verso l'esterno. Quando scendi le ginocchia non tendono a chiudere ma ad aprire. Movimento dinamico verso il basso e verso l'alto. Inspirando scendi, espirando sali. Prendi aria qui e fuori aria qui. Ancora qualche secondo. Continua ancora 10 secondi, resisti. E siamo a 3, 2, 1. Ok, ora la sinistra incrocia dietro, sali e apri. Incrocia, risali e apri. Apri sempre a gamba tesa e piede esteso. Apri bene la gamba lateralmente. Le braccia si distendono ai lati del corpo quando apri la gamba di lato. Incrocia, sali e apri. Incrocia, sali e apri. Quando incroci il ginocchio è in linea con il tallone della gamba avanti. Continua. 3, 2, 1. Ok, recupera e respira. Ora tutto con l'altra gamba. Come prima, affondi indietro alternando un affondo incrociato a un affondo classico. Posiziona il piede che va dietro una volta verso destra e una volta verso sinistra rispetto al piede della gamba avanti. Anche qui non salire completamente, la gamba avanti resta sempre attiva. Addome forte e braccia in avanti. Affondo classico e incrociato, quindi classico e incrociato. Continua.
Siamo a 10 secondi, resisti. Ancora qualche secondo, respira. E siamo a 3, 2, 1. Ok, risali. Da qui, gambe oltre le spalle. Scendi elevando le braccia e torna. Braccia linea spalle, in plie squat e risali. Ancora. E sali. 3, 2, 1. Ok, ora scendi, eleva i talloni, appoggia giù e risali. Ancora scendi, eleva, appoggia e risali. A braccia aperte scendi, unisci le braccia e risali. Ancora apri, sali e chiudi. 10 secondi, continua. Tre, due, uno. Ok, ora la destra incrocia dietro, sali e apri. Incrocia, risali e apri. Apri bene la gamba lateralmente con il piede esteso e la gamba perfettamente tesa. Le braccia si distendono ai lati del corpo quando apri la gamba. Incrocia, sali e apri. Movimenti controllati e puliti. Dieci secondi, continua. Tre, due, uno. Ok, recupera e lentamente scendi a terra. Tre, due, uno, quadrupedia, eleva braccio sinistro e gamba destra, torna, eleva la stessa gamba e push up, estensione braccio gamba, scendi a gamba tesa e risali, distendi, torna, push up a gamba tesa e poi risali, ancora estensione, push up e slancia la gamba dietro, continua, estendi, scendi, estendi la gamba e risali. Ancora qualche secondo. Gomiti aderenti ai fianchi quando scendi in push up. Ancora 3, 2, 1. Ok, recupera e respira ora dall'altro lato. E siamo a 3, 2, 1, quadrupedia, eleva braccio destro e gamba sinistra, torna, push up elevando la stessa gamba, ancora, estensione braccio gamba, torna, push up elevando la gamba sinistra, ancora, estensione, torna, gamba sinistra su, scendi e sali, ancora, estensione, torna, push up distendendo la gamba. Non salire eccessivamente con la gamba ed il braccio nell'estensione braccio-gamba. Ancora 10 secondi, continua. Gomiti sempre aderenti ai fianchi quanto possibile. E siamo a 3, 2, 1. Ok, recupera e lentamente passa in posizione prona. Tre, due, uno, espirando solleva braccia, gambe e tronco, rotazione esterna delle braccia e torna, quindi porta entrambe le braccia verso i glutei e torna. Il collo è neutro, sguardo verso il tappetino, il corpo resta in posizione isometrica, si muovono solo le braccia, avanti e indietro. Le braccia sono tese, i piedi in estensione, le gambe tese e attive. Glutei contratti e respira. Espirando le braccia scendono, inspirando risalgono. Espira, inspira, espira, inspira. 10 secondi ancora, resisti e continua.
E stiamo a 3, 2, 1. Ora rilassa. Lentamente dalla posizione plank su gomiti. Incurva la schiena e porta le ginocchia al petto alternando un ginocchio e l'altro. La testa segue il movimento della colonna. Espirando chiudi ginocchia al petto, inspirando torna. Fuori aria, in curva, torna e prendi aria, incurva bene la schiena e torna. Spingi bene con la punta del piede per incurvare la schiena. Ancora 3, 2, 1, ok, recupera e preparati in posizione seduta sul fianco, a piedi incrociati. E siamo a 3, 2, 1, da qui sali a gambe tese, braccio sinistro forte, sfiora il gluteo a terra e risali. Ancora, espira, scendi, sfiora a terra, stendi le gambe e risali. Ancora, scendi e risali, allunga bene tutto il fianco, sfiora il gluteo a terra e sali. Ancora, scendi, butta fuori l'aria, sali e prendi aria. Ancora, scendi, non toccare terra con il gluteo e risali. Ancora, scendi, non toccare terra e risali. 5 secondi, 3, 2, 1, ok, benissimo, recuperiamo ora dall'altro lato. Tre, due, uno, anche qui sali a gambe tese, allunga bene il fianco, scendi, sfiora il gluteo a terra e risali. Ancora, scendi e risali, allunga bene il fianco e ancora, scendi, forza sulle gambe e sul braccio e risali. Il braccio destro è forte, spalla forte per risalire dalla posizione, scendi, non toccare terra e risali. Ancora, scendi, prendi aria e sali. Butta fuori, scendi, prendi aria e sali. 5 secondi e siamo a 3, 2, 1. Ok, ottimo lavoro, ora passiamo allo stretching. Tre, due, uno, dalla posizione seduta porta la caviglia destra sul ginocchio opposto, schiena dritta e respira. Tre, due, uno, lentamente appoggia il piede destro a terra, il gomito aggancia al ginocchio, leggera torsione e porta lo sguardo dietro di te, schiena dritta e respira. Tre, due, uno, lentamente cambia lato, dalla posizione seduta porta la caviglia sinistra sul ginocchio opposto, schiena dritta e respira. Tre, due, uno, lentamente appoggia il piede sinistro a terra, il gomito aggancia al ginocchio,
leggera torsione, porta lo sguardo dietro di te, schiena dritta e respira. Tre, due, uno, sciogli, lentamente passa in posizione quadrupedica, fronte a terra, glutei alti, ora fletti le braccia mantenendo i palmi uniti e respira. Tre, due, uno, lentamente risali, fai passare il braccio sotto il petto, distendilo a terra, glutei alti e schiena dritta. Ora aggancia il fianco con l'altra mano e respira. Tre, due, uno, lentamente cambia braccio, distendilo a terra, ora aggancia il fianco con l'altra mano e respira. Ancora 3, 2, 1, piano piano sciogli, risali e benissimo, il tuo allenamento è terminato, noi ci vediamo nel prossimo video.